Già pagani, no? Già pagani, ho visto una grande Andria. Abbiamo commesso, noi siamo partiti da quella partita, io l'avevo detto, siamo ritornati. E in effetti eravamo ritornati ad acquistare il gioco fluido di prima, perché tu quando vai su un campo del genere crei tante situazioni, è una cosa importante, però avevamo fatto degli errori nei dettagli. Oggi contro una squadra che nelle ultime quattro partite aveva fatto 10 punti, anche perché può sembrare una squadra particolare, ma questi vengono da tre vittorie consecutive, abbiamo fatto una grandissima prestazione e quindi era un momento di crescita e siamo ritornati un po' anche nella formazione tipo, diciamo, della partenza, dai. Quindi stanno crescendo ragazzini che avevano giocato di meno come Riefolo. E quindi diciamo che siamo sulla buona strada, considerando che noi, secondo me, tra tutte le squadre che stanno partecipando a questo campionato, siamo l'unica che non ha un solo giocatore dell'anno scorso. Questa è una cosa che non viene mai, a me mi dispiace perché voi addetti al lavoro dovreste fare, non viene mai valutata. Un allenatore, secondo me, si valuta su 2 anni, su 3 anni, su 1 anno, ma quando tu becchi una squadra con 23-23esimi nuovi, è difficile subito trovare gli equilibri giusti. Io ho sempre detto che i primi verdetti sarebbero stati dopo la 12ª di campionato, no? Perché ci vogliono quelle 12-13 partite, un terzo del campionato, per capire un po' qualcosa, insomma. Diciamo che attuiamo questo sistema fluido che attacchiamo 4-2-3-1 e difendiamo talvolta 4-3-3 col rientro di Sassanelli dentro e poi con Nicola che ci sta dando una mano. E quindi Burzio lo stiamo... Secondo me stiamo lavorando sul ruolo nuovo per lui, perché poi avendo Nicola che dietro la punta sta facendo sfracelli, no, nelle ultime due partite, se vuoi far giocare un giocatore come Burzio deve adattarsi un po' alla seconda punta esterna, a fare un po' di sacrificio. Il ragazzo mi sta meravigliando perché veramente sta dando l'anima, ma come tutti d'altronde, io non vorrei sbagliare, ma oggi in questo momento si è 2 punti dalla prima, no? Non so i risultati finali, però... Questo è un campionato proprio apertissimo e che secondo me, come l'anno scorso avevo fatto una previsione importante e ci ho preso, io dico che quest'anno si vincerà con pochi punti. Ho questa idea di questo campionato.